Oggi 21 aprile 2768. 2768 anni dalla fondazione di Roma. Roma ha avuto due fondazioni. La prima fondazione è quella che conosciamo, quella mitica. La seconda fondazione nasce proprio in questo posto, qui, perché non si può prescindere nella storia di Roma dal diritto romano. Il diritto romano nasce dalla secessione della plebe contro gli usurai. All'epoca l'aristocrazia terriera romana vessava la plebe attraverso l'usura. La ribellione avvenne perché la plebe, prima di ritornare a Roma, stette a lungo su questo colle. Nella storia recente, o quella che si fa studiare ai bambini, si parla più che altro di Menenio Agrippa, il quale risolse il problema facendo il famoso apologo, che però è un apologo fondamentale nella storia della romanità. Però la vera nascita della romanità è quando nasce il diritto. Il diritto romano rappresenta la forma massima di rispetto del cittadino. Quando tu sei cittadino ti spetta un diritto fondamentale, così come noi oggi parliamo di diritto ad avere qualche soldo in tasca, diciamo così, no? Argent de poche, per il semplice fatto che sei un cittadino, che sei un nostro cittadino, noi non ti possiamo lasciare morire di fame. Che poi tu lo tenga in un modo o nell'altro, nazionalizzando la banca centrale o facendo altre operazioni, il cosiddetto reddito di cittadinanza è un reddito concreto, tangibile, legato al fatto che tu qui sei nato o qui comunque hai deciso di elevare la tua dimora. Detto questo, e spero di essere stato chiaro, noi identifichiamo la grande romanità soprattutto nel diritto. Perché? Perché nell'epoca l'impero romano ha rappresentato la diffusione del diritto in tutti i paesi primitivi rispetto a Roma, perché la vera civiltà è legata al diritto. Il fatto che oggi non possiamo più contare sulla collaborazione della magistratura, perché la magistratura è massonico-mafiosa e fa solo gli interessi di casta e di categoria, il fatto che questa diciamo casta, che è nata, ricordiamoci, nel 1943 con la conquista mafiosa americana dell'Italia dal 43-45, perché per chi non lo sapesse fu in quell'epoca che furono inseppati di ogni tipo di persone e gli uffici giudiziari nazionali. Quindi il fatto che oggi il cittadino italiano non possa ancora contare, non possa essere sicuro durante un processo che il giudizio del magistrato sia, non dico a suo favore, ma in favore della giustizia, e questo fatto sta a dimostrare che l'Italia di oggi si trova in una situazione di massima decadenza e di abbandono della tradizione latina e della tradizione romana. Per ricordare qualcosa di questo leggeremo alcune parti dell'inno a Roma del grande poeta Giovanni Pascoli. Tra parentesi, anche da questo punto di vista dobbiamo dire che Giovanni Pascoli è stato un grande poeta della romanità e vedi caso non viene mai presentato come tale. Ai bambini delle scuole fanno leggere poesiucole molto sentimentali che nulla hanno a che fare con la grandezza espressa da Giovanni Pascoli sia nelle odi e negli inni scritti direttamente in latino e sia anche quelli scritti in italiano. Allora leggo alcuni brani dell'inno a Roma. Inni, anno ab Italia in libertatem vindicata, quinquagesimo carmen composuit latina lingua tum veteri tum recenti Johannes Pascoli.
Roma, gli italiani mutano dal tempo di Romolo il nome Roma. Ti servono, Roma era né secoli ed è. Il nome misterioso. Oh, ma qual nome ora dei tuoi tre nomi dirà l'Italia? Il nome arcano è tempo che si riveli, poiché il tempo sacro. Risuoni il nome che nessun profano sapea qual fosse, e solo nei misteri segretamente si innalzò tra gli inni, mentre sull'ombra attonita una strana alba appariva, un miro sole e i cavi cembali intorno si scotean bombendo. Amor, oh l'invincibile in battaglia, oh tu che alberghi nei tuguri agresti, oh tu che corri l'infinito mare, vennero in prima schiera a te, per l'onde, desuli armati, e una stella d'oro reggea le navi incerte nel cammino. A te noi genti tali che la stella d'allora, tra le fiamme e tra le morti, con raggio addusse che giammai non muta. La legione, le dure suole e i cerchi delle ruote fecero i solchi in queste vie, battute dalle coorti che muovean le insegne contro i terrestri. Andavano e la schiera villesca alzava per insegna un fascio d'erba, prima la falce e poi la spada. Mai non mancava tra le spighe il rosso di qualche fiore. Fissa poi sull'asta era una mano, che è una pianta sola con più rampolli. Della via fu guida poscia la lupa e si vedeon passare cignali e smisurati liofanti. E Fausta, infine, di tra un baglior d'oro, l'aquila uscì. Le ignare terre e l'onde remote corse un brivido ed un fremito al ventilare delle sue grandi ale. E le legioni con lor pilo grave per quelle vie senza la meta e il fine mossero intorno. Ed assembrava allora tutte le genti e i popoli l'antica buccina che al pastore fuor di mano sul far di notte aveva mandato un segno. E dominava sotto giusto impero tutti il sottile tralcio di una vite. Gli dèi. Fu la tua parte, era il tuo fato, o Roma. Tu sulla poppa assisa non volesti per nessun vento abbandonare la barra. Profughe genti vennero dal mare a darti inizio e i profughi tu sempre prendesti a bordo della ma gran nave. Tu sei d'antico un santo limitare d'asilo ai popoli esuli, tu sacra fossa cavata in cui le genti i semi posero e zolle della patria e cose sacre e le loro memorie ed i loro mani. Fosti l'altare per gli dii fuggiaschi, pur solo ad uno in Placida ed un solo povero, un dio sì umilmente dio. Altri alla luce aperta gli stranieri numi adorando, i lor pingui altari facevano vermigli di taurino sangue, altri in cortei per la città solenni battevano i cupi timpani e le strade tutte accendevano di queroli ululati. Ma quelli per le volte e per le ambagi d'un nero sotterraneo labirinto seguivano una fiaccola e con voce segreta la benedicevano cantando. Ignoti a tutti il loro ignoto Dio. Per tempio avean per i lucenti altari di Roma alcun muffito sepolcro, e la lor vita era coi lor sepolti. Avanti l'arche, fiale rugginose di sangue, e lumi dell'esigua fiamma. Dicea quel lume che la vita scorsa era col sangue, sì, ma invano. Il morto dormiva e il sonno era leggero e breve. Una colomba col suo museo becco svellea da un canto un ramicel d'ulivo e si levava con la frasca a volo. Ed un pastore si era messo in collo l'agnello stanco e andava con la verga sua pastorale e col secchiello in mano.
c'era la croce e dubbio era se croce fosse o d'ancora. Sbalzata dal vento, percossa dalla folgore, la nave era al sicuro, al fine, in pace, aveva gettato l'ancora nel cielo. Ora, questo è per dimostrare questa trasmutazione cantata da Pascoli nella sua poesia dedicata a Roma e agli dei di Roma, dove racconta appunto la trasmutazione dalla divinità Prisca alla divinità totalmente importata e imposta con le armi e col sangue, quella alla quale noi, obtorto collo, in un modo o nell'altro dobbiamo obbedire, almeno per il momento. Ma voglio leggervi alcun'altra parte che è legata a questo, perché noi queste cose pensiamo, che noi abbiamo come vate, oltre a Giovanni Pascoli, anche il D'Annunzio e abbiamo anche questo grande scrittore, questo grande critico d'arte, questo grande autore che ha scritto non molto ma ha lasciato sempre il segno. Questa è un'opera fondamentale che è stata pubblicata negli anni 30-40. Si può riconoscere quanto si vuole l'utilità umana, cioè la moralità delle colonie di sfruttamento, ma non la utilizzazione delle miniere, non l'impostazione del commercio. Possono mai uguagliare in utilità umana, in dignità morale, il fatto della lavorazione della terra. Di tutti gli interessi economici, guardate che Roma nasce proprio nel mito della lavorazione della terra, perché l'agricoltura, vista appunto nell'ottica non della produzione di qualcosa di superfluo o di inutile, come ad esempio il consumismo attuale, ma l'agricoltura è qualcosa di molto più interessante. L'uomo agricoltore è l'uomo vero, è l'uomo fabbro, è l'uomo creatore, è l'uomo che lavorando, costruendo, agendo sulla natura, favorisce la proliferazione degli altri esseri umani, perché gli dà da mangiare, perché gli dà da mangiare e gli dà da mangiare i prodotti dell'agricoltura. Questa è una cosa importantissima, ecco il biennio, il binomio fondamentale dell'aratro con la spada. C'è stato qualcuno che ha cercato di tracciare di nuovo questo solco binomiale ed è stato stroncato dal potere degli usurai, i quali ovviamente odiano questo binomio, anche se su quanto riguarda la spada gli usurai ci campano, perché gli usurai sono proprietari delle industrie metalmeccaniche che producono armi, ma sono armi di distruzione di massa, non sono il gladio che difende l'uomo e difende la propria terra, sono due cose completamente diverse, anche simbolicamente. Di tutti gli interessi economici, quello che la terra sia abitata e lavorata è l'interesse supremo, ecco perché siamo per l'indipendenza di tutti i popoli. Ecco perché siamo inizialmente per la nostra indipendenza, ecco perché siamo a difesa dell'agricoltura che sia il più possibile non inquinata dai prodotti dell'industria assassina e dei prodotti dell'industria che oltretutto va a interferire proprio sui prodotti della terra. Mi riferisco ad esempio degli OGM. Non a caso gli OGM sono una creatura di una certa mentalità e di certe aziende di cui sappiamo perfettamente qual è lo scopo, chiamiamo aziende, di certe multinazionali di cui sappiamo perfettamente di chi è lo scopo, qual è lo scopo, che è quello esclusivamente di dominio. E non a caso la più importante di queste multinazionali si chiama Monsanto. Monsanto significa Monte Sion, qualsiasi altro aggiudicamento è del tutto superfluo. Allora, di tutti gli interessi economici, quello che la terra sia abitata e lavorata è l'interesse supremo. Lo scambio che trasporta i prodotti, l'industria che li trasforma sono interessi secondari rispetto all'agricoltura che li produce. La lavorazione della terra è l'interesse fondamentale e dà la dignità più alta e dà la indiscutibile preminenza ed il più alto diritto di fronte a tutte le attività economiche. La sola agricoltura è quella che produce i veri beni di consumo e costituisce il vero e fondamentale incremento della vita.
Le ingiustizie che si sviluppano in una regione che sembrano essere la causa dell'aumento di popolazione non si sviluppano e non favoriscono l'aumento di popolazione se non in quanto altrove si sviluppa o si intensifica la produzione agricola. Possono in un luogo qualsiasi trovare modo di vivere per una nuova industria 1000 operai che prima non esistevano, ma soltanto a patto che in un'altra qualsiasi regione del mondo dei nuovi agricoltori lavorano della nuova terra per produrre il nuovo pane che è necessario a quei nuovi 1000 operai e lo scambiano con i loro prodotti industriali. Quindi è che quando si esalta il valore di una qualsiasi attività industriale e dell'industrializzazione di una regione si deve ricordare che questo fatto, se presenta un enorme vantaggio in un ristretto ambito regionale, dal punto di vista umano universale, cioè morale, è assai meno significante che non la massa, che la messa in valore di una regione per l'innalzarsi in produttiva. L'agricoltura che in moltissimi stadi inferiori vive da sé, accompagnata semplicemente alla industria primitiva, l'agricoltura che costituisce ormai il fondamento universale delle attività economico umana e quindi di tutte le attività superiori che su quella si innestano, l'agricoltura che è la sola vera grande produttrice di uomini nuovi, rappresenta di fronte all'interesse umano un'attività superiore ed ogni altra attività economica, superiore ad ogni altra attività economica. Ecco perché noi siamo per l'agricoltura, ecco perché noi nel ricordare la nascita di Roma dobbiamo affermare che noi saremo sempre non solo per l'agricoltura ma per i popoli agricoli e in questo caso facendo riferimento a Simón Bolívar con quelle popolazioni del centro Sud America che sono abitate in prevalenza da popolazioni agricole che stanno difendendo a tutt'oggi la propria indipendenza e la propria libertà dalle grinfie degli usurai che trovano invece alimento nelle grandi metropoli dell'Europa anglosassone e degli Stati Uniti d'America, che sono appunto coloro che vogliono dominare con la loro potenza i paesi del centro Sud America, latinoamericani. Voglio far vedere qualcosa, soltanto la copertina di questi libri, per far vedere quanto noi siamo vicino a queste popolazioni. Questo è un libro che vi consigliamo di leggere, che racconta un po' tutta la storia. Data News, Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, facilmente reperibile, facilmente leggibile. Petrocaribe, importantissimo. Certo che la politica degli usurai, la potenza degli usurai, il sistema di falsificazione ideologica e culturale che gli usurai stanno mettendo in giro per il mondo, compreso l'imposizione chiamata del transgender, sono estremamente pericolosi, ma è altrettanto vero che il mondo che non subisce l'incidenza di questo potere si sta organizzando anche dal punto di vista economico-finanziario. Non mi riferisco soltanto ai BRICS, mi riferisco anche a tutta una serie di altre iniziative che vedono come epicentro l'Eurasia. Noi siamo per l'Eurasia, noi siamo per i BRICS, noi siamo per l'intervento diretto della Russia laddove questa può aiutare i popoli a liberarsi del potere usuraio.